Ragazzi, ben trovati sul mio canale, io sono Magnus. Oggi siamo qui con For Honor, ma non andremo avanti con la storia. In pratica volevo un poco fare qualche partita a livello sempre online, perché ho acquistato un nuovo personaggio, il condottiero, e oltretutto in pratica sono uscito ben, cioè in pratica andando avanti con la storia abbiamo sbloccato anche dei forzieri che ci permetteranno naturalmente di ottenere dei nuovi pezzi per l'equipaggiamento e quindi naturalmente lo volevo potenziare. Detto questo, naturalmente, come al solito, vi invito come sempre a mettere sempre un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Eccolo qua, questo è il nostro condottiero. Siamo un pochettino a livello base, che a livello 4 non è ancora una potenza, però abbiamo questi pacchetti premium che li possiamo sbloccare e volevo vedere che cosa ci usciva. Partiamo già dal primo. Ah, ok, sono uscite parecchie cose. Ah, ok, abbiamo ottenuto un oggetto di alta qualità. Perfetto, grazie per... Ok, allora. Vabbè, questa poi ce la andiamo a vedere bene poi con calma che cosa ci conviene poi perfezionare. Ci sblocchiamo anche un altro. Perché a questo punto voglio vedere veramente se riusciamo a ottenere qualcosa di cospicuo. Oh, lama ferra e scudo Lada. Ok. Ah, impugnatura Ingram. Ci migliora parecchio la riduzione del tempo di recupero. Perfetto, vai. Dai, che questo può essere che riusciamo a ottenere qualcosa di buono. È uscita un'altra cosa. Corazza Milia e impugnatura Kazim. Vabbè, ultimo. Aspetta, e dopo andiamo a fare tutto. Ok, e ci sblocchiamo anche quest'altro. Allora, secondo me è andato bene. Ora andiamo ad analizzare precisamente bene che cosa abbiamo ottenuto, che cosa possiamo naturalmente equipaggiare e come naturalmente lo possiamo mettere. Quindi personalizziamo. Allora, iniziamo direi dall'arma. Ok. Allora. Qui cosa abbiamo? Allora, questo ok, questo è 4. Allora, diciamo che guardando così potrei dire che difesa da modalità vendetta, riduzione tempo di recupero è parecchio, cavolo, sì. Posso riduzione tempo di recupero, questa oltre ad essere più figa, 6 materiali per ghillo, porca miseria, più 9, però... Allora, sono indeciso fra questo e questo. Aspettate un attimo, perché se mettiamo questo... Equipaggiamo questa, ok. Qua guadagno vendetta per difesa. Io direi che questa è quella migliore. Sì, ok. Quindi questa la mettiamo così. Passiamo allo scudo. Ce ne sono parecchi, eh? Allora, questo dovrebbe essere il migliore. Distanza di proiezione. Questo è l'ultimo che è uscito praticamente. Esteticamente è bellissimo. C'è anche questo. Oh, cavolo, ce ne sono parecchie. Allora, io direi di mettere questo. No, forse è meglio. Attacco in modalità vendetta. Forse direi che è meglio questo, visto che ci pariamo un po' il culo per guadagno vendetta per ferita da quest'altra parte. Ok. Allora, qui invece abbiamo l'elmo. Allora, come elmo... aspetta, voglio capire bene. Qua sono sempre abbastanza uguali. Allora, qua abbiamo durata modalità vendetta che ci aumenta. Recupero della stanchezza. Allora, io direi che visto che essendo un pochettino lentino, io direi di mettere questo. Così recuperiamo la stanchezza più velocemente. Ah, ok. La corazza. E qua secondo me è un po' difficile, anche se le migliori sono queste qua di sopra, eh. Giustamente, anche perché sono a livello anche 3, eh. Queste due dovrebbero essere migliori. Quindi... Ah, sono anche abbastanza uguali. Anche esteticamente sono uguali, penso, no? Sì. Ok. Mi sa proprio di sì. Allora, quindi o mettiamo questa o mettiamo questa. Sembrano uguali, scusate. Allora, questa si chiama... Scusami, corazza. Ah, ne sono. Ah, ok, ne sono due praticamente. Ok, quindi in pratica penso che uno la possa a questo punto anche smantellare, no? Eh sì, scusami. La smantelliamo, tanto. Sono uguali. Che culo, quindi ce ne sono uscite anche una uguale. Fantastico. Vabbè, dai, non fa niente. Quindi, equipaggio questa. Anche se poi non è che sia tanto meglio, eh. Velocità di scatto.
Però siamo un pochettino lenti, però, con questo. Porca miseria, vabbè. Non fa niente, magari l'importante è che infliggiamo tanto danno. Ok, passiamo con i Anche bracciali. se la generazione della resistenza, no, direi questa è perfetta. Ok, andiamo avanti con la lama, e questo è fondamentale. Mi sa che metterò proprio questo. Perché in pratica abbiamo o questo, oppure questo. Vediamo se lo possiamo anche potenziare. No, 40, minchia. Ok, qua abbiamo riduzione costo-resistenza. No. Attacco più forte. Sì, mi sa che metterò proprio questa. Perfetto. Ok. Ah no, aspetta. Poi abbiamo. Questo l'abbiamo già messo. Così siamo fighi, penso. Vai che possiamo andare. Ok, dai, forse ci siamo, eh. Perché miseria, eh. Abbiamo dovuto aspettare un pochettino di tempo. Quindi premuto per restare morto. Non sono neanche entrato. Come faccio a restare morto? Va bene, ok, partiamo quindi già a sfavore. E vabbè, questo era praticamente palese. Cioè, figuriamoci se potevamo partire con la squadra in vantaggio. Vabbè, sto arrivando, ci becchiamo la zona C. Ok, eccolo qua, vai. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Vediamo se riesco a buttarti giù. Aspetta. Ciao amico mio. Che volo che... Aspetta. Ok. Aspetta. Ok. Perfetto. Quindi il primo colpo l'abbiamo inflitto. Grazie. Vediamo un po'. Aspetta. Ma che culo però, che ha avuto. Aspetta. Ok, ciao. Perfetto, sei andato a finire giù e andiamo alla grande. Vai, 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 alla grande. Ok, penso che... Perfetto. Andiamo all'altra parte, vediamo un po' se possiamo conquistare anche un'altra zona. Almeno su questo. Tipo direi la zona A, non sarebbe male. Aspetta, ragazze. Vado su di qua, eh. Ah, meno male che non c'è nessuno che ci becca. Fantastico, siamo qua. Devo fare attenzione perché qua potrebbe arrivare qualcuno all'improvviso. Attenzione. E siamo grandi. Ah, che meraviglia. L'abbiamo appena becchiata. Vabbè, dai, non fa niente. Ritorno un'altra volta alla zona C e vediamo se riusciamo a ribecchiarlo, eh. Aspetta. Aspetta che ci sta qualcuno che dovrebbe stare qua sotto. Dovrebbe star morendo. Vediamo se lo riusciamo a rianimare. Stanno tutti quanti là, stanno? Aspetta, ragazzi, arrivo, Ecco qua. Vai che arrivo. Aspetta, Vai. Ok. Ritorno un'altra volta. Aspetta, aspetta, questo sta qua su. Scendiamo. Che facciamo? Ci siamo incastrati, Aia, aia. Ok. Hai catturato la zona C. Aspetta, mi sento un po' marcato, mi sento un po' marcato, aspetta, aspetta. Aspetta. Ok, vabbè, ma 2 contro 1 non vale. Vale per me, ma non vale per voi. Dai che... Vabbè, no, più o meno. Pensavo che eravamo rientrati un pochettino meglio, invece niente. Fammi Hai perso rientrare la per... zona C. E aspetta, 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 adesso andiamo subito a recuperare subito. Ah, già siamo in rotta, porca miseria. Aspetta, lo so che il mio alleato... Ok, mi becco un'altra volta la zona C. E vediamo subito se ci riusciamo, Hai catturato la zona C. eh. Infatti è quello che volevamo. Non arriva ancora nessuno però, eh. Ah, aspetta che ci sta uno che sta morendo. Vai. Vai. Aspetta, questo lo vedo forte. Lo vedo forte, ragazzo. Oh, cavolo. Aspetta, aspetta, aspetta. Vediamo se qui ci sta uno che sta là, che sta arrivando, Hai perso la zona C. Aspetta. Aspetta.
Scansati. Aspetta. Vai. Vai che forse cadi. Sei caduto. Ok, alla grande. Penso che siamo andati abbastanza bene. Abbiamo buttato anche un... Ok, la zona C l'abbiamo catturata. Vediamo di andare in un'altra parte. Facciamo attenzione. Possiamo attivare anche la trappola dopo, eh. La zona B è anche nostra. Ci manca soltanto la zona A, eh. Hai perso la zona C. Ancora. Again, porca miseria. Abbiamo ripreso tutta la zona C. Ma dove sta questo? Aspetta. Ha avuto un culo tremendo. Porca miseria. Vediamo se possiamo rientrare. Dai, che stavamo recuperando. Stavo andando bene, ragazzi, eh. Aspetta, mancano 7 secondi. Abbiamo ripreso tutta la zona B. Dai, facci entrare. Però avete visto, è bastato. È bastato un poco che ci siamo potenziati. Abbiamo cambiato qualcosa. Questo è per esempio un problema di sto gioco, che in pratica, cioè, ti fa giocare anche con... Hai perso la zona A. Un dislivello enorme tra i personaggi. Ok, la zona C adesso la recuperiamo. Aia. Aspetta. Vieni amico, vieni. Aspetta, cazzo, che mi stanno buttando. Barga, hai beccato anche lui, ti vorrei dire solo questo. Aspetta, però non vale così, eh. Vabbè. Non valeva così, mi hai beccato troppo in fase. Ci siamo fatti fregare sul finale. Mi sa che non ce la fai, eh. No. Abbiamo perso, vabbè, dai, non fa niente. La prima partita l'abbiamo persa e vai. Però siamo arrivati secondi, eh. 4 obiettivi, 4 abbattimenti e 3 morte. Vabbè. Ok, ragazzi, anche questa parte termina qui. Come avete visto, abbiamo avuto un po' di difficoltà, però dai, ci siamo ripresi. Il potenziamento è servito a qualcosa. Naturalmente, come al solito, il video, come sempre, mettete un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace, soprattutto se vi piace questo genere di video ambientato nell'online per ciò che riguarda For Honor, perché lo vedo un pochettino scarno, non lo so. Ditemi voi. Detto questo, spero come sempre questo video, se vi piace, se vi commentate, se vi piace, non ci vediamo al prossimo video e bye bye.